Ed eccoci con l'ospite di oggi, Claudia Serpieri, una donna che ama andare sott'acqua, ma andare sott'acqua profondamente, dove altri non ci sono mai riusciti. Prego, siediti. Ecco, e com'è venuta questa tua passione per andare sotto, per immergerti? Beh, sicuramente il lavoro, adesso questo io lo faccio a tempo pieno, è stato un po' un caso, però sicuramente ho avuto sempre una passione per un certo tipo di sport. Sì. Infatti, ecco, diciamo che tu sei già scesa e hai un record che detieni, sì, quello dei 211 metri, sì, sono una profondità incredibile, 180 invece sono sul lago, c'è una differenza tra il mare e il lago, vero? Me lo stavi dicendo, che da che cosa prima di tutto? Beh, sicuramente sono due ambienti diversi, già il discorso di acqua salata, sì, acqua dolce già è una differenza, però il lago è mentalmente più impegnativo perché è molto più buio, già a poca profondità, dai 30 metri in giù è completamente nero e freddo. È molto più freddo, ecco, abbiamo quindi temperature tra i 5 e i 6 gradi sul fondo. Quindi bisogna naturalmente coprirsi con delle tute speciali. Beh, abbiamo delle mute dette stagne che praticamente impediscono l'entrata di acqua, però ovviamente viso e mani comunque rimangono, almeno nel mio caso, a mollo, per cui il freddo alla fine un po' si sente. Dove sono avvenute le tue immersioni? Allora, l'ultimo record che ho fatto è quello proprio al lago, 180 metri, e ho battuto già il mio che detenevo all'Iseo, 165, e l'ho fatto a settembre al Lago Maggiore. E per quanto riguarda il mare, doveva essere fatta a Ustica, tra l'altro ho avuto pure l'appoggio della Marina Militare con il nucleo dei Consubin, che penso tutti conoscano come, sì, nucleo su Mozzatori, e poi è stato fatto in realtà a Nisida, a Napoli, per via del maltempo ci sono stati una serie di slittamenti, comunque sempre con l'appoggio delle istituzioni, diciamo, militari, che mi hanno dato una grande mano. Però c'è un altro elemento che ti interessa, quello dell'aria. Fai anche il paracadutismo. Sì. Come lo fai? A caduta libera ho fatto proprio un corso a suo tempo, lo cominciai proprio pensando all'acqua, perché si pensava di fare lanci in acqua, ossia che, sì, non è detto che non che farò, un lancio molto alto con una immersione successiva. Tu sei molto conosciuta all'estero, vero? Più che in Italia. E sembra che hai avuto un premio, un grosso premio nel New Jersey. La New Jersey ha avuto un premio, dove, come, perché? Allora, a marzo, quindi un paio di mesi fa, sono andata a Secaucus, nel New Jersey, nord di New Jersey City, sì, e dove c'era una manifestazione, una fiera annuale che fanno ormai da parecchi anni, abbastanza importante lì, e hanno saputo dei miei eventi e sono stata premiata come donna subacquea del 2002 per la mia specialità. E poi vedremo, dopo, quando ci racconterai dei tuoi prossimi record, succederà certamente anche in Italia, perché allora verremo a conoscenza e saremo anche noi a dirlo e a spiegarlo e a farlo sapere, perché imprese come queste, fatte soprattutto da una donna, vanno conosciute e vanno poi anche ricordate. Sì, sì. Ti volevo chiedere se c'è un confine tra la sfida e la ricerca, o si sovrappongono queste due cose? Secondo me vanno sicuramente di pari passo. Un evento è sicuramente importante a livello personale perché c'è una spinta emotiva che ti porta a fare queste cose, però legare questo a un discorso, ad esempio, di ricerca, per cui a beneficio di tutti, sicuramente è fondamentale. Si fanno degli studi su queste tue immersioni? C'è qualcuno che, sì, ti assiste, sì, in questo per trovare che cosa succede a scendere a quelle profondità? Per quanto riguarda l'immersione molto profonda, come in questi casi, sono pochi casi avvenuti, per cui c'è un interesse da parte della medicina iperbarica, sì, per cui sono seguita proprio da uno staff guidato dal Mimmo Picca, che è il medico iperbarico del San Paolo di Bari, che sta continuando un discorso di studi proprio sugli effetti a queste profondità. Poi, essendo anche una donna, essendo uno sport sempre stato di militari e professionisti uomini, sì, chiaramente c'è un interesse specifico. Adesso sto preparando tra l'altro un evento nei dintorni di Roma, Sant'Angelo Romano. Per l'appunto, quello volevo sapere, di Sant'Angelo Romano, che nessuno conosce probabilmente, io non lo sapevo che ci fosse vicino a Roma
una grotta, una cavità profonda quasi 400 metri, sì, 392 sì. metri. Insomma, è qualcosa di straordinario che io non sapevo. Raccontaci di questo. È conosciuta anche in America, perché quando ho avuto questo premio in America sapevano di questa cavità naturale e tra l'altro io andrò adesso a battere il mio record di una sudafricana che ha fatto il suo record in un ambiente simile in Sudafrica. Sì. Ci arriverò gradualmente perché abbino questo discorso di evento sportivo col discorso di ricerca scientifica. Sì. Infatti sto collaborando col Tor Sapienza di Roma, il professor Bono di idrogeologia e lo zoologo Argano, che praticamente hanno interesse, da parecchio tempo già studiano questo tipo di cavità, a vedere se ci sono situazioni anche, particolari che loro anche di vita, che mi pare vita a quelle profondità proprio, certo, ecco, c'è sicuramente te ne sei accorta quando sei arrivata a 180 metri, perché c'era un buio tale sì. che se ci fosse stato qualche essere vivente non l'avresti nemmeno non avendo poi sentire. Riferimenti visivi tipo una parete, solo una cima nel blu o nel nero chiaramente però in questo caso io sono molto felice di poter fare questa cosa in collaborazione proprio con un discorso di ricerca, perché una cosa molto importante ritengo che sia quella dei gas, dell'aria, della miscela che serve per scendere a queste profondità. Come viene studiata? Da chi è studiata? E quale beneficio o meno potresti avere? Beh, noi pianifichiamo le nostre immersioni in base alla profondità del tempo e chiaramente usiamo delle miscele. L'aria purtroppo fino a una certa profondità può essere usata, oltre bisogna usare altro tipo di miscele, che adesso non sto a spiegare perché sarebbe troppo complicato. Io infatti adesso, andando a affrontare questo nuovo record, ho la Sapio, che è una ditta che mi sponsorizza per questi gas e mi permetteranno di fare la miscela ottimale, che è molto importante per questo tipo di immersioni. Claudia, noi speriamo che tu trovi la miscela giusta, perché come mi hai detto è molto importante per arrivare a battere tutti i record che tu potrai detenere. E passiamo la linea a Cinzia. Grazie Nino, in bocca al lupo Claudia, naturalmente anche da parte...